Ormai ci siamo in Coppa Italia, il Pescara incrocerà all'Adriatico Giovanni Cornacchia giovedì prossimo con inizio alle 20.45, turno a eliminazione diretta, l'Olbia del Pescarese. E questa è la grande curiosità, Alessandro Marino, con cui abbiamo l'opportunità di interloquire in diretta. Buonasera Marino. Buonasera a voi, buonasera. Ricordiamo Alessandro Marino, proprietario dell'Olbia da dicembre 2015, subito un campionato vinto, ma ci torneremo tra pochissimo. Beh, insomma, io credo che questo sia un motivo di grandissimo orgoglio, affrontare la squadra della sua città. Sì, vero, vero. Beh, è un piacere sinceramente, perché anche se ovviamente deriva purtroppo da una retrocessione Pescara, non ci siamo mai incontrati prima, perché eravamo in due in categorie differenti, però è un piacere tornare qui per il mio periodo di vacanza annuale e addirittura incontrare il Pescara all'Adriatico. Sarà un vero onore e anche molto emozionante per me. Trascorsi Alessandro Marino da calciatore nei giovanili del Pescara, insomma non è una passione quella del calcio nata per caso. Vero, vero. No, il calcio è sempre stato presente, diciamo, nelle mie attività anche da ragazzo. Ho giocato per tutto l'altra fila del settore giovanile del Pescara, quindi ho grandi ricordi, ho indossato tante volte da giovane la maglia biancazzurra, quindi è inevitabile che la fede poi rimanga nel tempo. Ruolo centravanti, mi diceva a microfoni spenti. Sì, centravanti, diciamo più da area di rigore, ero lì. Tanti maestri, mi diceva Eraldo Manzoetti, poi ha giocato con Morgan De Sanctis, Epifani, Di Toro, insomma tanti ricordi. Sì, sono tanti ragazzi che adesso fanno direttori sportivi, allenatori, con cui mi sento regolarmente, sicuramente lì abbiamo formato un legame che è perdurato nel tempo. Quindi ho sempre seguito in questi anni il Pescara, sia nei periodi belli che nei periodi meno belli, perché poi alla fine il calcio è fatto a cicli e bisogna sempre sapersi tirare su nei momenti difficili. Dal 2015, abbiamo detto in apertura, nella premessa, proprietario dell'Olbia, di fatto olbiese d'adozione. Sì, beh certo, oramai sono 6 anni che vivo ad Olbia, il mio secondo figlio è nato ad Olbia, la mia prima figlia è nata a Pescara, quindi siamo veramente tra due città. E a Olbia stiamo costruendo un bel progetto, perché comunque sono 5 salvezze di seguito in Serie C. E quando siamo tornati in Serie C erano 38 anni che l'Olbia non riusciva a ritornare nella C unica. Quindi è stata una bella soddisfazione, il progetto sta crescendo e cercheremo insomma di sviluppare ancora di più tanti aspetti che sono ancora in itinere, come le infrastrutture, ci sono ancora tante opportunità. Subito a vittoria del campionato di Serie D, attraverso i playoff, una grande rimonta, no? Dal 9° al 5° posto, e poi la semifinale vinta a Grosseto, soprattutto la finalissima, il derby con la Torres, con gol di Mastinu, che poi sì, è stato ceduto allo Spezia, un trequartista di grande qualità. Noi lo ricordiamo perché proprio contro il Pescara subì un grave infortunio in Serie B. Vero, vero. Sì, diciamo che la storia dell'Olbia, della nostra gestione, è stata caratterizzata proprio dal fatto di lanciare tanti giocatori nelle serie superiori. Ne posso citare tanti: Mastino, Leverbe, Seter, Caligara, Ogunseye a Cittadella. Cioè, sono tante operazioni che hanno portato quei ragazzi a fare uno step di crescita. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che comunque da noi hanno trovato l'ambiente un po' per cercare di farsi le ossa e essere pronti poi per fare un ulteriore salto. È chiaro che l'ambizione che abbiamo è quella di fare sempre meglio e cercare poi di anche noi di fare qualche campionato più ambizioso rispetto a quelli che abbiamo fatto finora, però ci vuole del tempo, bisogna arrivarci per gradi e non fare insomma il passo più lungo della gamba. E poi c'è una sinergia, se non vado errato, un'asse di ferro col Cagliari di Patron Giulini, vero Presidente? Sì, vero, vero. Diciamo che intanto c'è una sinergia personale, perché io sono molto amico del Presidente del Cagliari da più di 20 anni, e insieme abbiamo deciso di provare a puntare molto sui talenti del territorio. Quindi diciamo che la sinergia è principalmente tecnica, cerchiamo di fare in modo che
che ci sia un percorso di crescita dei talenti sardi che arrivi poi magari fino alla prima squadra di Serie C o di Serie A. Quindi per ora sta funzionando, ci sono dei giocatori quest'anno nella rosa del Cagliari che l'anno scorso erano a Olbia, come Giorgio Altare, Roberto Biancu, Riccardo Ladinetti, un altro ragazzo che era con noi l'anno scorso, Nicola Spennington, è andato a giocare in Serie A australiana. Quindi per ora sta funzionando il modello e siamo contenti. È chiaro che la Sardegna è un luogo un po' particolare perché i ragazzi non hanno molte opportunità, quindi il nostro obiettivo era quello anche di dare un'opportunità a coloro che erano nel nord Sardegna, visto che Olbia è nel nord. Tra l'altro lei è docente di economia all'università, questo legame profondo con Giulini ha fatto parte del CDA del Cagliari, se non ricordo male, vicepresidente del gruppo Fluorsid, no? Sì, a quel periodo ero poi sono andato, lasciato quelle attività. Sì, diciamo che ho iniziato nel calcio proprio con Giulini, poi ho deciso di, tra virgolette, mettermi in proprio perché c'era un'opportunità territoriale importante a Olbia. Poi da lì è nato, diciamo, un percorso più parallelo, però io e lui abbiamo un modo di pensare molto simile e questo è il motivo per cui da tanti anni va avanti questa partnership, diciamo. Conosce naturalmente il suo omologo, il presidente Sebastiani? Sì, lo conosco da tanti anni perché ovviamente nel calcio ci si conosce perché siamo entrambi di Pescara e quindi abbiamo avuto tante volte occasione di confrontarci anche su temi che riguardano il mondo del calcio come sistema, visto che io poi ho avuto l'onore di essere stato eletto consigliere federale dalle squadre di Serie C. E quindi insomma parliamo spesso di come potrebbe migliorare il sistema calcio. Per ora, diciamo, non ci sono stati fatti grossi passi in avanti, ma speriamo che qualcosa accada nei prossimi anni, diciamo, spero più prima che dopo. Ci sono altri pescaresi con lei nell'Olbia? No, nell'Olbia no, sono io che porto il verbo pescarese, okay. Porto gli arrosticini con regolarità. Uno dei miei calciatori mi aiuta perché è Manuel Giandonato, sì. Ricorderete, come no? Sicuramente lui mi aiuta a diffondere il verbo. Assolutamente, Giandonato, poi c'è l'ex Cocco, no? È stato confermato, secondo me. Come sta andando Cocco? Perché purtroppo a Pescara non è stato, tra virgolette, fortunato. No, Andrea è un grandissimo professionista e ci sta dando una grossa mano. Diciamo che la parentesi di Pescara è stata sfortunata anche per motivi fisici, perché ha avuto dei gravi infortuni che l'hanno, diciamo, un po' bloccato. L'anno scorso anche ha avuto un periodo di stop, però ci ha dato una grossa mano nella bella corsa della scorsa stagione che ci stava portando nei playoff. Poi alla fine abbiamo perso per 2 punti, non ci siamo arrivati, ma anche lui ha dato un grosso contributo. Assolutamente, poi tra i giocatori più rappresentativi c'è anche Emerson, che non ha bisogno di presentazioni, 41 anni, piede raffinatissimo il mancino. Sì, quando lo vedo dico vabbè, ma ha solo 6 anni meno di me, però sta giocando, c'è qualcosa che non va, invece è così. No, lui ha, diciamo, un fisico, una struttura atletica, diciamo, fuori dalla norma, che gli permette ancora di essere performante, ma soprattutto è un grande professionista che già ha proiettato, secondo me, nell'insegnare calcio. La prima volta dopo 5 stagioni consecutive in Serie C che l'Olbia non farà parte del girone A. Controindicazioni secondo il presidente Marino oppure va bene lo stesso? Ci sono dei pro e contro, sicuramente la novità, l'effetto novità dà degli stimoli maggiori, come ecco per esempio venire a giocare all'Adriatico, sicuramente sfidante per tutti, così come andare a Reggio o a Modena eccetera. D'altro canto però non ci si conosce, diciamo, non c'è una storia di incontri e quindi è un po' per tutti c'è qualche incognita in più, quindi tutto sommato però il mio giudizio è che si equivalgano le forze in campo del vecchio girone A rispetto al girone B. Mi fa piacere che Pescara alla fine sia finito nel girone B. Ecco, che pensa del Pescara? È chiaro che insomma sono state 2 stagioni particolarmente negative, si torna in C dopo 11 anni. Ho vissuto anch'io momenti difficili, purtroppo nel calcio è così, quando le cose vanno male poi si entra in una serie di
circoli viziosi per cui è veramente difficile uscirne. Però bisogna tenere duro, perché la C è un campionato molto molto complesso. Ci sono giocatori molto validi, giovani molto validi, e quindi è un campionato dove, a mio avviso, per fare bene bisogna calarsi nella categoria. Se si gioca con la mentalità di categoria superiore si rischia di far male, quindi il consiglio che do è quello, e ovviamente auguro tutto il bene al Pescara di insomma tornare nelle categorie che merita sicuramente questa città. Le faccio una domanda provocatoria: 9 tecnici in 6 stagioni, gli unici a resistere per un campionato intero sono stati Mereu e l'attuale tecnico Canzi. Insomma, un mangia allenatori, Marino. Ma diciamo che non ho avuto forse, ecco, magari con l'ultimo sì, non ho avuto la fortuna di avviare un percorso lungo, però di istinto sono sempre uno che cerca di aspettare, perché credo nelle relazioni. Però è anche vero che quando le cose vanno male noi presidenti non abbiamo molte armi, dobbiamo per forza insomma fare qualcosa, e molte volte il mister paga senza avere le colpe, però mandar via i giocatori non possiamo, e quindi certo, alla fine per smuovere le acque facciamo così. Però diciamo che di principio mi piacerebbe invece anch'io, come il Cittadella, avere il Ferguson della Serie C per 10 stagioni. Purtroppo al momento non mi è ancora capitato. Intuizione giusta, via Biagioni, che noi conosciamo, grande fantasista, militato nel Giulianova in Abruzzo, panchina a Mignani, attuale allenatore del Bari, vittoria del campionato. Sì, esatto, abbiamo cominciato così e lui ha cominciato con noi, e anche lui sta facendo una grande carriera, quindi mi fa piacere che abbia trovato il suo esordio proprio da noi. Presidente, noi la ringraziamo, è stato davvero molto gentile, in bocca al lupo intanto per giovedì e poi per l'intero campionato, nel quale Pescara e Olbia torneranno ad incrociarsi. Grazie a voi, e in bocca al lupo a voi e un saluto a tutti quelli che mi conoscono a Pescara.